3. Riapre dopo poco più di un mese di chiusura il sottopasso che collega i giardini Diaz al centro storico di Macerata, rinnovati colori, segnaletica e pavimentazioni, ascensori di nuovo in funzione con tanto di voce che snocciola i piani in italiano e in inglese e soprattutto la nuova opera dell'artista maceratese Mordan Gore. Da un lato l'immagine di una bambina accompagnata dalla scritta in inglese "Costruisci il futuro", dall'altra una donna anziana con la scritta "Conosci il passato". Di polarità, di punti di vista, guardare le cose del passato e nel futuro, da giovani e da vecchi, dal punto di vista della città vecchia dentro le mura e la città nuova fuori le mura. È un racconto, quindi passare la mattina, la sera dentro questa galleria pedonale è proprio un'opportunità di fare un'esperienza a tutti i sensi, perché si ascolta la musica, si vede una bella luce, si vedono le immagini che parlano d'arte. Non è solo un passaggio pedonale, credo che possa essere considerato una vera e propria galleria in cui c'è un'opera d'arte importante e che speriamo possa arricchire la bellezza di questa città e farla diventare un luogo in cui naturalmente si possa vivere bene. Tante le novità del luogo, come la musica in filo diffusione e le oltre 40 telecamere di sicurezza connesse sia in video che audio alla stazione dei carabinieri. Il colore, il suono, i materiali che abbiamo utilizzato, tutto è stato scelto per accrescere quel senso di agiatezza, quel senso di sicurezza e di armonia che vuole portare alla sicurezza, cioè il luogo deve essere sicuro. Un investimento importante firmato APM. 280.000 euro comprensivo d'IVA e investimento terminato, che va aggiunto all'altro investimento di 293.000 euro per il terminal bus. Questi sono stati i primi due step e in questo momento stiamo continuando invece con la riqualificazione e la ristrutturazione dei due piani parcheggi e proseguiremo con l'infomobilità. E all'Atre stiamo predisponendo un investimento economicamente non ingente, ma riteniamo molto importante l'introduzione di questo sistema di pagamento attraverso un'apposita app da utilizzare con smartphone cellulare, che permetterà il pagamento della sosta, degli avvisi, dell'ingresso al centro storico e anche degli abbonamenti attraverso una semplice applicazione per cellulare.